Questa è Santa Felicola con cui inizia il percorso, i busti sono disposti in ordine cronologico, 1330, forse anche un po' più antica, 1300-1330, è in rame dorato con alcuni vetri colorati e paste vitree che ornano questo chapelle, questo diadema che trattiene la capigliatura, lo scollo e il medaglione gigliato al centro del busto. La reliquia è all'interno del capo che si può aprire, c'è una sorta di coperchio a calotta ed è anche visibile attraverso questo sportellino con vetro. Questa santa è probabilmente uscita da una bottega di Limoges, che era una capitale artistica per la lavorazione dello smalto nel Medioevo, e dal punto di vista stilistico invece va avvicinata alle sculture gotiche delle cattedrali di primo Trecento. Proviene da un'abbazia cistercense dell'Alta Savoia, Saint-Marie-d'Aux, vicino al lago Lemano.